Massimo Giletti dopo il malore, come anticipato ieri il conduttore sta bene, ma necessita di qualche giorno di riposo prima di tornare più in forma che mai alla 7. Ciò non toglie però che debba stare a casa tutto il giorno. Dejan, il karaoke reporter di Radio Rock 106.6, lo ha intercettato sotto la sede di La 7 ed è riuscito a fargli cantare strada facendo, augurando a Claudio Baglioni che la sua prima esperienza a Sanremo vada per il meglio. Ai microfoni di Radio Rock Giletti ha ironizzato su una sua eventuale futura conduzione del festival e tra una battuta e l'altra ha dichiarato: penso che sia possibile il festival di Castrocaro alla 7, Sanremo costa troppo per Cairo e credo che sia un investimento troppo alto. Strada facendo si è riuscito a condurlo, ha fatto ancora sapere il conduttore di Non è l'Arena rivolgendosi a Baglioni, a cui ha fatto il suo personale in bocca al lupo prima di lanciare la chicca: se condurrò Sanremo ti invito a cantare sul palco, facciamo questa promessa, ha detto a Dejan. Nell'intervista rilasciata alla Radio Romana, Giletti dopo il malore è apparso sorridente, informissimo e con una gran voglia di ridere e scherzare. Dunque ci auguriamo che torni presto in video e che magari un giorno si avveri il sogno di salire all'Ariston.